Spot. E allora con tutta la presenza. Radio Spot. Vogliamo regalare sopra, sempre per voi, mai per me, sempre per voi. Ma bellissima che benvenuti a Isole Comprese, il nostro viaggio tra gli italiani trasmittenti. Tutti ricorderanno che 2 anni fa Repubblica lanciò un commovente appello per la riabilitazione di Celentano. Bene, per la buon'anima di Claudio Villa si è fatto molto di più. Addirittura si è fondata una televisione mausoleo. Benito Viola, un fans che seguiva Claudio Villa per tutta Italia, ha fondato in Aspromonte Tele Claudio Villa. Trasmettiamo dagli studi di Televilla, emittente privata calabrese, dedicata appunto dal titolo, dalla denominazione di questa emittenza, al reuccio della canzone italiana, Claudio Villa. Vediamo se la regia è pronta per inquadrarmi appunto Claudio Villa, il defunto Claudio Villa, assieme al nostro direttore responsabile, signor Viola Benito, il quale è stato veramente magnanimo e buono a voler fare questo omaggio di questa emittenza a Claudio. Buongiorno tristezza, amica della mia malinconia, la strada la sa. Una cosa è da dire. Abbiamo fatto anche una emittente televisiva e d'ora in poi porterai il tuo nome. Tele Claudio abbiamo messo. Qua mi sembra di essere in famiglia. Io mi considero in famiglia. Il maestro Nandalesse pregherei gentilmente se vorrebbe farci ascoltare un pezzettino di Claudio Villa, anche per ricordarci. Oramai, Certamente eseguirò il ritornello della canzone che si chiama Il tuo mondo. Bene. Vorrei tornare indietro per un momento, ma il tempo non si ferma, corre lontano. Ecco, questa che vedete è la strada che abbiamo preso per andare direttamente a Rocca di Papa. Ecco qua, questa è la strada che il povero Claudio faceva per andare al lavoro e recarsi a casa. Ecco, Pasquale sempre alla guida, come vedete. Brava Deborah, scusami se ti passo davanti. Sì. Penso che se Claudio Villa ti avesse ascoltato non ti avrebbe dato altro che almeno un bacio, te lo do io. Grazie. Per lui. Claudio, mi ricordo che esci con un pigiama rosso, esci e guarda, no? Lui era sempre scherzoso, così, sorridente, sempre. Ah, oh, dice, non vedi che ti vedo qui, dice, avvenì. E che cosa hai portato qua? Guarda, la macchina era aranci sopra il portabagaglio, gli aranci dentro la macchina. E che hai portato? Tutta la grume della Calabria. Serenata, serena, sei come serena. Ma io voglio ricordarti così, Claudio, come nella nostra vecchia amicizia. L'hai fermata, Pasquale? Sì. Riprendi il scritto. Si protende, si nasconde, non discende, non sa forza.
Benito Viola non trasmette solo lacrime per la perdita di Claudio Villa, ma anche storie di corna che interpreta da protagonista con amici e conoscenti. Benito, inoltre, nel periodo della transumanza delle tedesche, sale fino a Rimini per riempire la sua telecamera di topless e di altre immagini sconvolgenti da irradiare nell'etere libanese dell'Aspromonte. E passiamo dalle note musicali alle dolenti note. Passiamo ad una protagonista di un film, Nozze di Sangue. Dopo una lunga notte d'amore, ti sei strapazzata questa notte? Dovrei essere più stanco io. Dai, svegliati, Nadia. Su, Nadia. Su, sei stanca ancora? Dai, c'ho una conferenza stampa. Soprattutto, benedico il giorno in cui ti ho incontrata, Nadia. Tu sei la vita per me, mi hai dato la vita e questo lo devo a te. Questi 10 anni passati assieme per me, non so, mi sembra di averti incontrato ieri. Giorno. Amore, io bene, tu? Beh, ti ho fatto questa sorpresa. Benito, è una sorpresa stupenda, però ho paura che ci vedano i miei fratelli. Questa coppia, dunque, il matrimonio va a monte e quindi nascono disdigui, tragedie e altre cose che adesso non ricordo. Quindi dicevo bene prima, dalle dolci note alle dolenti note. Guarda che sole, che sorti d'un anni, che profumo de rose, di garofani e panze. Senti, siccome in Calabria, volevo fare una domanda, non vadano le ragazze in topless. Qui invece vadono, cosa consigliereste tu ai calabresi perché se devono liberare? Di aggiornarsi. Se corre in braccio a tua mamma, non può scema picceri, dilla tutta la verità. Perché i calabresi dicono, ma tu interviste le ragazze e non fai mai vedere niente. Quel servizio che stiamo facendo, quanto sarebbe importante se tu potreste fare vedere un angoletto del tuo bello seno? No, mi dispiace. Nel continente nero, paravanzi, manzi, alle falde del Kilimanjaro, paravanzi, manzi, e ci sta un popolo di negri che aspettano tante palle più famose, dalle galle, alle galle, alle galle. Da tele Claudio Villa, un saluto a Isole Comprese. Purtroppo dobbiamo spezzare queste emozioni hard con la pubblicità preceduta dai nostri intervalli palermitani.